Venezia, torna Enrico Ruggeri nella veste ovviamente di anticristo, con i Decibel. Con i Decibel, sì, con il secondo di due album che sono stati importanti, sono fiero di averli fatti. È un bellissimo percorso, tanti concerti, una cosa nata in sordina per noi che poi è diventata una cosa per tutti. Senti, mi è piaciuta moltissimo la frase dell'asterisco sui surgelati per la musica dal vivo. Qui si tratta, noi parliamo di Rai Radio Live, sì. E effettivamente è una cosa che notiamo tantissimo, che proprio ci prende il cuore e lo stomaco. Ma mi fa piacere che qualcuno lo dica, perché molti giornalisti, io non capisco se non se ne accorgono o se se ne accorgono ma ritengono la notizia ininfluente, cioè il fatto di andare a vedere un concerto dove nessuno sta suonando e loro fanno la recensione del concerto come se nulla fosse. Quindi mi fa piacere, insomma, che voi poniate l'accento su un tema che a me è molto caro. Ma con piacere è un'arte, criticare è un rischio, no? Che uno si prende perché... Ah sì, solo chi tira i rigori li sbaglia. Senti, oggi è il 19 luglio e pensavo che è una data importante perché ricordiamo Paolo Borsellino, no? Sì. E allora l'anticristo in realtà è anche un po' l'antieroe, perché si parla sempre di Paolo Borsellino come eroe, non è sbagliato, cioè la musica... No. Non deve parlare dell'uomo invece. Ma la musica ha parlato per tanto tempo, la musica ha fatto cose importanti, ha fermato la guerra in Vietnam, ha segnalato le cose che non andavano nel mondo. Poi a un certo punto, e lì torna il tema dell'anticristo nostro, qualcuno dall'alto ha deciso che forse era venuto il momento che la musica non contasse più nulla dal punto di vista sociale e sociologico. E per cui, insomma, oggi ci sono dei testi di canzoni spesso che non vogliono dire nulla. Il premio Lunezia è, come dire, un'enclave di resistenza. Questo lo dice anche Fossati, siete la generazione. Evidentemente, ma no, sì. Dice che tutto quello che ascolta in radio, e allora io gli ho obiettato che forse è quello che lui ascolta solo in radio, perché c'è della... Sì, speriamo che ci sia dell'altro. Il mainstream è questo, testi totalmente inutili, a me microcosmi. Ne salvi qualcuno, però lo so. Ma qualcuno sì, ma non di questa generazione, insomma si sente che sono testi scritti da persone che non leggono, non si informano. A me piaceva lei è andata con lui, io soffro. Dice che non raccontano il contemporaneo. Assolutamente, no, ma raccontano il soggettivo e non storie più a ampio respiro. Altro cazziatone che facciamo spesso, insomma, qui su Rai Radio Live ed era ora, quindi ringraziamo Enrico Ruggeri. La canzone cos'è? La canzone è tante cose, è un sogno breve, sintetico, che può essere importante per molti. Grazie. Grazie a voi.